Ti piacerebbe vivere 10-15 anni in più rispetto alla media? Avere un rischio di problematiche cardiovascolari tra le 6 e le 12 volte in meno rispetto agli altri? Avere un rischio di cancro al colon 2 o 3 volte inferiore? Un rischio di cancro alla prostata 7 volte inferiore? Ed un rischio di avere un cancro al seno di 5 volte inferiore? Tutto questo grazie alla dieta di Okinawa, un'isola giapponese diventata famosa proprio per la sua densità elevata di ultracentenari. E la cosa più interessante e curiosa di tutte? Che la dieta di Okinawa si basa principalmente sulle patate dolci. Le linee guida internazionali raccomandano a tutte le persone di mangiare tanti alimenti alti in nutrienti ma bassi in calorie. In questo modo una persona avrebbe tutti gli antinfiammatori e gli antiossidanti per evitare un invecchiamento precoce, si sentirebbe sempre sazio senza esagerare col mangiare e avrebbe anche un peso ideale. Secondo questo criterio, gli alimenti più sani del pianeta sono quindi le verdure, che hanno appunto un ottimo rapporto nutrizionale rispetto alle calorie che ti portano. E qui la domanda diventa interessante. Che cosa accadrebbe a una persona o a una popolazione se basasse tutta la sua dieta proprio sulle verdure? Potrebbero diventare la popolazione più longeva al mondo. E questo sembra proprio quello che è successo agli abitanti di Okinawa fino al 1970. Alma Fisio, curare, non trattare. La dieta ad Okinawa nel secolo scorso è basata principalmente sulle verdure, su una discreta quantità di legumi e di cereali e su una piccolissima quantità di pesce e di altri tipi di carne. Erroneamente oggi crediamo che la longevità dei giapponesi sia dovuta anche al fatto che mangino tanto pesce. Ma visto che l'isola di Okinawa dalla Seconda Guerra Mondiale fino al 1972 è stata sotto il controllo degli americani, abbiamo delle tabelle precise che ci indicano cosa mangiavano tutti i giorni questi abitanti. Come puoi vedere da questa tabella, emergono dei dettagli molto interessanti. Si pensa infatti che i giapponesi, quelli longevi, mangino tanto riso, eppure gli abitanti di Okinawa, gli ultracentenari, ottengono solo il 12% delle loro calorie totali proprio dal riso, un 7% da altri cereali, un 6% dai legumi, circa 71 grammi al giorno, e meno, ripeto, meno dell'1% da carne, uova, pesce o formaggi. Vabbè, ma quindi cosa mangiano tutto il giorno? Perché anche di frutta secca ne mangiano pochissima e di olio ne usano veramente, veramente poco. Ovviamente di zucchero neanche l'ombra. Quello che gli abitanti di Okinawa mangiano principalmente, fino al 69% di tutte le loro calorie, sono le patate. Ma non quelle normali, non quelle classiche, non che quelle conosciamo noi, ma le patate o rosse o viola. Ma com'è possibile? Perché a me che sono diabetico hanno detto di andarci piano con le patate, perché hanno un altissimo impatto glicemico. Certamente se parliamo di patatine fritte o al forno, abbondanti in sale e in olio, ma quando parliamo di patate rosse, viola, bollite e mangiate con la buccia, allora troviamo un alimento completamente diverso, ricco di antociani e antiossidanti, che sono quella parte essenziale della dieta di Okinawa che ne caratterizza anche la longevità. E facciamo infatti i calcoli, notiamo subito che fino al 95% della dieta degli abitanti di Okinawa è basata sui vegetali, e solo una pochissima parte è quella dovuta a prodotti di origine animale. Oltre a questo, gli abitanti di Okinawa non utilizzano assolutamente nessun tipo di cibo raffinato. Fino al 90-92% dei loro alimenti sono integrali. Ciò significa non solo eliminare dolci, merendine o torte e utilizzare pochissimo lo zucchero semplice, ma anche evitare gli oli. Gli oli di tipo raffinato o qualsiasi tipo di olio. Sì, perché nonostante ci abbiano fatto credere fino a qualche anno fa che la dieta mediterranea è una dieta sana e della longevità perché è basata sull'olio extravergine di oliva, in realtà dagli studi sappiamo che l'olio ha un effetto di irrigidimento delle pareti endoteliali dei piccoli vasi sanguigni, portando quindi a un'infiammazione e a un aumento della pressione. Dell'olio però ne ho già parlato in un altro video, a cui ti rimando se vuoi approfondire cliccando qui in alto. Oggi quello che voglio condividere con te è che gli abitanti di Okinawa avevano una dieta estremamente antiossidante e antinfiammatoria. Giustamente però uno potrebbe pensare: ma non è che c'è qualche fattore genetico che predispone questi abitanti alla longevità? Non è che questi giapponesi hanno degli enzimi antiossidanti maggiori rispetto alla media? No, i loro enzimi antiossidanti sono gli stessi dei nostri, ma la grande quantità di verdure che mangiano tutti i giorni gli permette di assimilare antiossidanti naturali dalla dieta e quindi di invecchiare molto più lentamente. Quegli antiossidanti proprio presenti nella patata o rossa o viola.
Quel viola, infatti, che è caratteristico anche della frutta rossa, è un colore che tutti noi dovremmo ricercare sia nella frutta che nella verdura, perché ha delle caratteristiche particolarmente uniche proprio nell'evitare l'ossidazione e la formazione dei radicali liberi. Il vantaggio di questa dieta non è solo in termini di anni in più vissuti, che uno potrebbe dire, vabbè, ma a me cosa mi interessa? No, è specialmente anche legata alla qualità della vita. Perché gli abitanti di Okinawa, rispetto agli abitanti degli Stati Uniti, che hanno una dieta occidentale classica, hanno un rischio tra le 6 alle 12 volte meno di decessi per malattie cardiache, dalle 2 alle 3 volte meno di decessi per cancro al colon, 7 volte meno decessi per cancro alla prostata e un rischio 5 volte mezzo inferiore di morire di cancro al seno. E parte di questa protezione, come dicevamo prima, è dovuta agli antiossidanti presenti nel cibo, ma un'altra fetta è sicuramente dovuta anche al fatto che seguono una dieta ipocalorica, con all'incirca 1800 calorie al giorno, rispetto invece a quelle 2005 o 3000 della dieta occidentale classica. In realtà, sottolineano gli autori degli studi, non è che gli abitanti di Okinawa mangino di meno, anzi, i loro piatti sono sempre ricchi e abbondanti, ma mangiando verdure e frutta principalmente, riempiono il loro stomaco di quegli alimenti ricchi in nutrienti ma bassi in calorie, che gli danno quindi sazietà perché pieni di fibre e di acqua, senza però farli ingrassare, senza però aggiungere calorie extra e mettendo in moto tutti quei processi della longevità proprio legati alla restrizione calorica. Grazie a questo, la vita media degli abitanti di Okinawa fino al 1970 era di 86 anni, rispetto invece ai 77 della media nazionale italiana. Proprio grazie a questo, l'età media degli abitanti di Okinawa fino al 1970 era di 85-90 anni, rispetto invece, lo sappiamo bene, alla vita media delle altre parti del mondo che è di circa 76-77 anni. Purtroppo però, ahimè, anche ad Okinawa le cose sono cambiate. E oggi gli autori descrivono che si possono trovare fino a 12 fast food all'interno dell'isola. Il mito della longevità di Okinawa è quindi un mito del passato. Oggi le diete degli abitanti di Okinawa sono molto più occidentali di quelle di un tempo. E gli abitanti sono passati dall'85% di carboidrati al 58%. Hanno quindi ridotto le patate dolci a favore di altri cibi più grassi e più salati. Le proteine infatti sono passate dal 9 al 15%, i grassi, la componente principale più calorica, dal 6% al 27%, e in particolar modo i grassi saturi dal 2 al 7%, e soprattutto il sodio si è triplicato e il potassio si è dimezzato, indicando quindi che anche ad Okinawa sono passati da una dieta principalmente legata alle piante a una dieta in cui aumentano sempre di più i cibi di origine animale. Visto questo cambio, non ci sono più così tanti centenari come ce n'erano una volta fino al 1970-80, c'è però in un'altra parte del mondo un'altra popolazione che sta continuando a mantenere la sua longevità. E questi sono i vegetariani avventisti della California, che hanno una dieta appunto vegetariana in cui c'è una eliminazione completa della carne e della maggior parte dei cibi animali. Gli avventisti della California hanno infatti ancora oggi una media di aspettativa di vita di 83 anni per gli uomini e di 86 per le donne. Ma quando si guarda quel sottogruppo di persone molto più sane che fanno anche attività fisica, non bevono alcolici e non fumano, l'età media arriva a 87 anni per gli uomini e a 90 per le donne, tra i 10 e i 15 anni in più rispetto alla media nazionale americana. Si può quindi avere la certezza di vivere a lungo senza malattie? Sicuramente sì. Se si fanno le scelte giuste tutti i giorni a tavola, si può avere un'aspettativa di vita che aumenta fino a 10 anni in più. Con una dieta come quella di Okinawa, basata sulle patate dolci e i carboidrati complessi, bassa in proteine, abbiamo detto prima solo il 6%, bassissima in grassi e ovviamente con assenza di sale aggiunto e zuccheri semplici. Una dieta in cui ti sentirai sazio, starai bene con te stesso, senza però eccedere con le calorie, perché i cibi che mangerai saranno pieni di fibre e di acqua che ti riempiono, che ti fanno sentire meglio, senza però favorire la moltiplicazione cellulare che è anche alla base dei tumori e dell'invecchiamento. Adesso non resta anche a te di andare sotto casa dall'ortolano e chiedere delle patate viola e di mangiarle tutte con la buccia dopo averle bollite, o se non ce l'ha, perlomeno delle patate rosse. Se gli abitanti di Okinawa hanno vissuto tutta la loro vita mangiando per il 68% questo alimento e sono vissuti fino a 100 anni, sicuramente è un alimento che non può farti male, ma anzi probabilmente ti farà molto molto bene. Per oggi è tutto, ciao e grazie!